Allora, due zombie escono dalla tomba, barcollando verso il cancello del cimitero. E in che modo stanno barcollando? Tenendo le braccia tese in avanti o lungo i fianchi? Non ha importanza! I dettagli sono di importanza essenziale per garantire il coinvolgimento dello spettatore nella barzelletta. Con le braccia tese in avanti, ok? Allora, questi due zombie barcollano e a un certo punto uno di loro torna indietro, prende la lapide e se la infila sotto il braccio. Ok, quindi adesso non può più barcollare con le braccia tese in avanti. Intendo dire, se ha la lapide sotto il braccio... Come ti pare? Ma lui, allora, sta tenendo l'altro braccio teso in avanti o in basso o lungo il fianco? Lui ne ha solo uno di braccio, ok? Wow, che colpo di scena! La storia si fa avvincente! Continua! Allora, lo zombie prende la lapide sotto il braccio e il suo amico gli chiede che stai facendo e lui, di questi tempi, è meglio girare portandosi appresso i documenti. Non ho capito, teneva i documenti dentro la lapide? No, la lapide è il suo documento e lui se la porta dietro per paura di essere derubato. Adesso vedi di impararla a memoria e non fare altre domande. Yvette, vuoi sentire una barzelletta? Certo, perché no? Mi piacciono un sacco. Due zombie escono dalla loro tomba e, barcollando con le braccia tese in avanti, arrivano fino al cancello del cimitero. All'improvviso, uno dei due, che nel frattempo ha perso un braccio, torna indietro e prende la sua lapide. Se la mette sotto il braccio e a quel punto il suo amico gli chiede «Che cosa stai facendo?» E lui risponde «Sai, di questi tempi è pieno di ladri ovunque!»